ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua per farvi un video back to school e sarà il back to school supplies haul e what's in my bag. Quindi niente, spero che il video vi piaccia, se sarà così lasciate un like, iscrivetevi al canale e se vi va andatemi a seguire sui miei social che vi linko sempre nell'link box. E io niente, direi di cominciare subito con il video. Allora, come prima cosa vi faccio vedere la borsa che userò quest'anno. Solitamente io utilizzo lo zaino, quello della Vans, però quest'anno, siccome sto in Inghilterra e ho una divisa abbastanza elegante, tutte le ragazze utilizzano la borsa perché non serve portarsi tantissime cose a scuola, è un po' come l'università già, perché è il sixth form, quindi scegli già le materie che poi in realtà farai all'università, ecco, è una cosa un po' diversa. Comunque, la borsa è questa qui ed è di Bershka, però non so se la troviate ancora perché l'ho presa tipo 2 anni fa. E allora, per prima cosa ci sono le mascherine, che in realtà nella scuola non servono, però metti che magari dopo scuola devi andare da qualche parte, io ne porto due, una nera e una è questa qua, ghiopardà. Poi ho questo astuccio qua di Victoria's Secret, al cui interno ho messo tutti quanti i miei evidenziatori Stabilo, sono 15 e appunto la confezione è quella da 15 che tenevo sulla scrivania a casa. Se qualcuno di voi ha visto il mio room tour a casa, che vi lascio nella i, vedete qual è. E vi lascio anche nella i, tra l'altro, il room tour di questa camera, quindi della mia camera in Inghilterra. E quindi questo è il primo astuccio che mi porto. E poi il secondo astuccio invece è questo qua dell'Eastpak, ed è grigio con delle piccole V dorate. E allora, dentro a questo ho il bianchetto, la colla, il temperino, questo qua è della Faber-Castell, credo, non lo so, non c'è neanche più scritto il nome. Poi ci sono, vabbè, c'è la penna nera della Pilot, questa qua che utilizzo sempre. Poi penna rossa della Pilot, matita della Staedtler e poi una penna a caso. Un righello, questo qua è... questo qua ce l'avevo già anche lo scorso anno. Poi una gommina della Giotto, che in realtà sì, è un po' scolorita, però dettagli. E per finire ci sono tutti quanti gli Sharpies, che sono degli indelebili a punta fine di tutti quanti i colori, appunto, e li ho comprati qua in Inghilterra da Tesco, che è un supermercato, quindi questi fanno parte del video haul. E niente, costavano 6 pound mi pare tutti quanti, quindi buono. Una borraccia, io a casa ho quella termica, però purtroppo me la sono dimenticata e quindi ne ho dovuta comprare un'altra. Io ho preso questa qui da New Look, quindi anche questa parte dell'haul. Non è termica, però ci stava più acqua in questa che in quella termica. E siccome ho pensato che probabilmente mangerò anche pranzo via così, ho preso questa qui ed è trasparente, appunto, con questi, cioè con i cosini ghiopardati oro rosa. Poi c'è l'agenda che me l'ha data la scuola e io in realtà ne avevo già comprato un'altra e niente, questa qua è quella della scuola, è la scuola della St. Thomas More. Vabbè, comunque questa è appunto l'agenda della scuola e che dire, è carina perché ha la spirale, quindi io adoro i quadernini a spirale, sono molto più comodi. E dei diari che occupano un sacco di spazio. E quella che avevo comprato io è questa qui, 2020-2021, l'avevo presa da Tesco, l'ho presa da Tesco l'altro giorno e costava tipo un pound così, cioè quelle cose di cartoleria costano molto poco, tipo nei grandi supermercati, un po' come tipo in America.
Porterò ovviamente a scuola, porterò l'agenda scolastica. E poi l'ultima cosa che ho nella borsa è questo quaderno, che è un quadernone di cover book, si chiama la marca, ecco, ed è lilla e in pratica è comodissimo perché ha una busta sul davanti e una busta sul retro, quindi per tenere i fogli è un sacco comodo. E poi in pratica dentro ha gli anellini e ha questi fogli qua a righe che puoi staccare e andare a mettere nel quadernone ad anelli, quindi io ho tutti i quadernoni ad anelli delle varie materie, li tengo a casa e a scuola porto solamente questo quaderno per appunto prendere appunti. Vabbè. E per finire, cioè la borsa è vuota praticamente, c'ho solo più le taschine laterali, che ve le faccio vedere meglio in una clip. Allora, nelle taschine laterali tengo in una i trucchi, ecco, quindi vabbè, il burro cacao, questo qua, e il Carmex all'ananas. Ce l'avevo alla fragola e l'ho voluto provare all'ananas, quindi vi farò sapere com'è. Poi un mini mascara della Maybelline, ma semplicemente perché è piccolino, quindi è più comodo da portare a scuola. E una mini size del lip gloss di Fenty Beauty, questo qua l'avete già visto ovunque. Poi vabbè, qua è dove metto le mascherine, che in realtà ve l'ho fatto vedere all'inizio video, non so come mai. E poi un pacchettino di fazzolettini, la calcolatrice, le chiavi di casa e le forbici, perché non ci stavano nell'astuccio, quindi sì. Quindi questa qui è la mia borsa piena, ovviamente ho messo anche il portafoglio, mi ero dimenticata di dirvelo. Quindi astucci, i due quaderni, ombrellino e borraccia, così è come la organizzo, ecco. E queste sono le cose che mi porto, quindi neanche tantissime. Quindi le cose che ho comprato che porterò a scuola sono gli indelebili, il quaderno grande e la borraccia. Mentre le cose che tengo a casa sono questo qui, ops, stavo uscendo una matita, questo portapenne qua che vado a mettere sulla scrivania e l'ho preso da Poundland. Tengo questo quadernone ad anelli a casa e ho comprato sia il quadernone che i divisori, appunto 10 divisori, sono quelli di plastica perché altrimenti gli altri si rovinano subito. E niente, appunto lo terrò a casa perché altrimenti mi peserebbe troppo in borsa, e lo userò per business e media, credo. Poi ho comprato questo quadernino qua che spero che vada bene, perché io lo vorrei utilizzare per spagnolo, perché ha praticamente tre sezioni e quindi andrò a mettere grammatica, lessico e tipo conversazione, credo. E ho comprato un portalistini perché danno un sacco di fotocopie, quindi o le terrò qua oppure nel quadernone ad anelli, poi vedrò. E ho comprato anche ovviamente le buste da mettere nel quadernone ad anelli. Poi dello scotch da tenere sulla scrivania, questo qua è di l'ho preso alla Coop. E per finire questo quadernone, che è strabello perché è fatto tipo morbidoso, anche questo l'ho preso alla Coop, ed è diviso in tre sezioni, e quindi anche qua per dividere tipo le materie, ecco. Ok, questo è tutto per questo video, spero che vi sia piaciuto. E fatemi sapere voi che cosa tenete nello zaino, se avete lo zaino o la borsa per andare a scuola, quando inizierete la scuola, in che classe andrete, boh, raccontatemi qualcosa di voi nei commenti e scrivetemi anche che video vorreste vedere sul mio canale. Io intanto vi mando un grande bacione e a presto, ciao!